precedentemente ero stato in una città del nord Italia, in Liguria, dove avevo fatto essenzialmente attività come giudice, nel civile soprattutto e anche nel penale. Diciamo, ero uno dei giovani magistrati della procura di Campobasso, ancora un po' spaesati, perché venire da una piccola città del nord Italia come Savona, dove hai fatto principalmente giudice civile, occupandoti di liti condominiali, di contrasti fra i titolari di fondi confinanti, il proprietario che dice tu sei entrato contrattore nel mio giardino, poi trovarsi a Napoli, la mia città dove ero nato e vissuto, a occuparsi di diverse realtà e però occuparsene più come spettatore, perché essendo un magistrato ancora giovane e inesperto, non avevo neanche 30 anni, avevo 29 anni all'epoca quando incrociavo Siani, ero un poco al di là, mi sentivo rispetto a Giancarlo Siani un novellino, perché Giancarlo Siani, pur essendo più giovane di me, già come giornalista, come cronista, si occupava di fatti gravissimi, vediamo questi articoli che scriveva in giovanissima età, e io con i 3 anni più di lui che avevo ero ancora un magistrato tutto da formare, soprattutto ero ben lontano dal magistrato antimafia che poi per le circostanze e anche per impegno personale sono trovato a diventare. E quindi dicevo, mi dava soggezione, perché vedevo questo giovane giornalista che con sguardo severo incrociava nei corridoi, vedevo che faceva una serie di domande, aveva questo atteggiamento quasi, come dire, di rimprovero, perché chiedeva sempre di più, quindi non c'era da scherzare con Giancarlo Siani, era un ragazzo ben consapevole della necessità di elevare il contrasto contro la criminalità organizzata e ben consapevole che all'epoca c'era un cambiamento in atto, perché già nell'85 i primi colpi alla criminalità organizzata, i primi collaboratori di giustizia cominciavano a nascere, ma c'era tutta una formazione, una capacità, un impegno, una capacità di risposta dello Stato e della società civile tutta da costruire. Che cosa mi viene da dire? Che significa Giancarlo Siani mi dava soggezione? Qual è il messaggio che dentro di me mi sono portato? È che la stampa è fondamentale. Noi magistrati purtroppo siamo costretti a vivere in maniera un po' isolata rispetto alla società civile. Non vi è dubbio che sia così e che debba essere così. L'immagine è la sostanza di indipendenza e di imparzialità. Non la si può dare frequentando ora un salotto, ora l'altro salotto e insomma incontrando le più svariate persone nel tempo libero. L'immagine di indipendenza e imparzialità si dà, purtroppo, per me non è un peso, ma per alcuni può esserlo, purtroppo, isolandosi nel proprio ufficio e lavorando e sfruttando queste occasioni di incontro con l'opinione pubblica che sono fondamentali. E il dialogo costante con chi lo sia, e l'opinione pubblica, all'opinione pubblica dobbiamo render conto, in certi limiti, il nostro parametro è la legge, quindi non è che il magistrato deve perseguire il consenso dell'opinione pubblica, però sappiamo che la legge va applicata e ci sono modi e modi di applicare la legge. Ecco, il giornalista non è altro che un cittadino qualificato professionalmente, è un cittadino che acquisisce e gestisce l'informazione professionalmente e quindi dialogare attraverso la stampa con l'opinione pubblica è il modo più sano di dialogare e intendo dialogare non dando la notizia in sede di conferenza stampa, questo è un momento simbolico, importante, ma dialogare significa capire attraverso la stampa che cosa la cittadinanza si aspetta dal magistrato. Sempre se è libera la stampa. Se la stampa è libera, perché se la stampa non è libera tu vieni, rischi di trovarti un interlocutore corrotto, un interlocutore non trasparente che ti manda dei messaggi sbagliati, che ti può far capire che l'opinione pubblica crede che i magistrati sono un cancro da estirpare, laddove invece la magistratura non è altro che una delle componenti dello Stato che deve fare il suo dovere, che deve essere controllata come chi esercita una pubblica funzione deve essere controllato, deve essere responsabile, ma certamente non deve essere né intimidita né minacciata. Perché Giancarlo Siani è un esempio per loro, per i giovani?
Allora, Giancarlo Siani è un esempio perché lui andava per la sua strada proprio senza guardare in faccia a nessuno, perseguiva la notizia di pubblico interesse e la pubblicava, faceva tutto questo però con una grande professionalità, perché non pubblicava certo i pettegolezzi, ma ciò che aveva acquisito attraverso un'attenta opera di verifica delle fonti. È un esempio perché, essendo un ragazzo come deve essere un giovane, pieno di interessi, pienamente inserito nella collettività giovanile, praticava sport, faceva addirittura l'allenatore di una squadra di pallavolo femminile, portando con sé sia il disincanto, la leggerezza, che ho letto in alcune battute che avete fatto, no? Ho sentito fare battute quando siamo entrati, quando è cominciato il film, va benissimo, non mi scandalizzo, mantenete questo atteggiamento, questo sorriso sulle labbra, perché se avete voglia di fare le battute, che potrebbero anche per certe persone risultare fuori luogo, perché qua stiamo a fare le cose serie, ma se mantenete la voglia di fare battute, di essere allegri e di vivere l'impegno con la vostra felicità giovanile, e voi questo impegno lo portate avanti con maggiore vigore, con maggiore forza e con maggiore serenità, e potete essere esempio agli altri come lo era Siani. Perché certo, se uno pensasse a Giancarlo Siani come un ragazzo che a 26 anni si chiudeva a casa a lavorare dalla mattina alla sera, non metteva il naso, non aveva una sua esistenza, direste: ma allora impegnarsi significa mortificare il proprio essere giovane, il proprio avere una fidanzata, il proprio uscire, il proprio fare sport, andare anche in discoteca a ballare, possibilmente senza fumare, ragazzi, cancro alla salute totale, vi prego, evitate di farlo. Detto questo, è in questo senso che Giancarlo Siani può essere un esempio, perché lui sapeva coniugare e gestire assieme l'impegno e l'essere giovane, l'essere normale. In questo senso non lo si può chiamare eroe se si ha il concetto dell'eroe mitico che da solo porta avanti una battaglia e rappresenta un mito irraggiungibile. E in questo senso va bene così. Però certamente è un modello che va seguito.